Io ho detto guardate gli angoli delle abitazioni perché è importante. Gli angoli sono smussati perché in tempi addietro, quando ancora nel borgo vivevano gli animali con i carri e quant'altro, e l'ultimo animale è stato portato via dal borgo di Zungoli negli anni 70, precisamente nel 76 se non erro, da una delibera comunale che invitava a tutti gli abitanti di portar via gli animali di tipo non domestico, quindi asini, galline e quant'altro, perché si è arrivato un punto che forse la civiltà ha fatto sì che non era più possibile vivere all'interno del borgo con tutti questi animali. Però quando c'erano gli animali con gli asini e quant'altro, i carretti, quegli angoli smussati servivano proprio per agevolare le manovre, e uno è proprio quello lì, per agevolare le manovre dei carretti, perché se l'angolo era ad angolo vivo, creava ostruzione soprattutto alle ruote dei carri. E dovete pensare che noi abbiamo fatto le scale, ma prima non c'erano le scale, ma c'era il selciato come quella pietra che abbiamo visto sotto al castello, quindi quella pietra levigata dall'uso, dal passaggio delle persone e dei carri. E ci siamo soffermati qui per un fatto non puramente storico, no, perché ovviamente non possiamo, le cose moderne che si uniscono all'antico sono quelle più belle a mio avviso. Quest'angolo è diventato negli ultimi anni l'angolo del bacio. Come a Monte Carlo. Questo perché ecco l'angolo del bacio perché Zungoli da 3 anni fa parte del club dei borghi più belli d'Italia, che racchiude più di 270 borghi dislocati in tutta Italia, e Zungoli ne è uno di questo, e il club organizza per ogni solstizio d'estate, quindi di solito a fine giugno, ogni sabato che si trova col solstizio d'estate, organizza la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. E Zungoli da 3 anni partecipa a questa iniziativa con grande passione, con grande volontà, e tutti si vengono a baciare. E questo angolo è stato denominato per l'occasione angolo del bacio. Beh, per le sue caratteristiche, perché è così stretto che non consente il passaggio di una coppia che per forza di cose è costretta a fare muro e a baciarsi. Se casomai stanno in discordia fanno un muro al contrario e quindi fanno una volta, però vabbè, è una cosa moderna. Però di qua comunque il carretto non riusciva a passare, questa è una costruzione moderna. Questa è moderna.